Sono pronto. Nella tana dei lupi, brutto tuo smart. Sì, è una trasferta, il calendario ci serve questo, quindi non è che ci facciamo tanti problemi. Sappiamo che la partita è una partita importante, difficile, con un avversario che ci prevale di poco in classifica. E notoriamente comunque è sempre una partita, come posso dire, giocare a Berlino è sempre una partita complicata. Però noi siamo sereni, siamo convinti di essere in una buona condizione, quindi la affrontiamo con la giusta convinzione. Ecco, questa settimana bene? Sì, questa è una settimana in cui si è lavorato bene, pieno regime, senza, diciamo, intoppi importanti, quindi la squadra è arrivata nella sua globalità, della rosa, di tutti gli effettivi, in una maniera abbastanza ad alto livello nella preparazione settimanale, insomma, tutti più o meno, poi normale qualcuno un po' ridato, però in linea di massima sono tutti lo stesso standard di prestazione. Come hai ritrovato i Guelfi? Beh, Guelfi l'ho ritrovato, adesso lui quando sei arrivato era questo problema. Zoppicava quando sono venuto, sì, esatto. Poi adesso solo 2 settimane che corre, quindi però se, l'allenamento c'è apposta per prendere la migliore condizione, se non si allena mai è chiaro che è ritardo, però deve per forza comunque cominciare con la squadra. Il fatto che sia guarito, adesso ci vorrà un po' di tempo per portarlo in condizione. Non avete una quindicina di giorni? Non lo so, adesso vediamo mano a mano, non voglio mettermi, tanto la risposta l'ha sempre il campo. Ma io intendevo, visto che clinicamente ha subito un'operazione abbastanza importante, l'essere già qui dopo 3 mesi, cioè, dimostra anche la sua voglia di... Sì, certo, no, il ragazzo ha superato un problema fisico non secondaria importanza. 2 settimane, da 2 settimane cominciava a correre, da questa settimana ha cominciato, diciamo, l'allenamento con la palla, quindi è chiaro che ci vorrà un po' di tempo, però ecco, siamo sulla strada del recupero. Giusto per dare un'occhiata anche ai nuovi, chi ricorda le prove? L'ho trovato, diciamo, ecco, ultimamente si era allenato poco, aveva saltato un po' in ritardo di condizione rispetto a quello che è il suo standard abituale. Va ripreso anche Manuello questa settimana a pieno regime, quindi ecco, il tempo è stato, come posso dire, abbiamo avuto questa settimana di tempo per riportare un po' su tutti di prestazione. Lui è Guelfi, non li porti, chi li copre? No, ho convocato tutti io, tutti e 23 convocati, convoco 23 giocatori, la squadra porta tutta. Cosa ti può dare chi li copre? Chi li copre ti può dare quell'estemporaneità tipica del giocatore che ha quella fantasia in grado di, diciamo, ecco, alterare gli equilibri tattici di una squadra quando è chiusa. Mister, sabato scorso ha giocato le 2 punte, domenica ha giocato a una porta perché dovete fare 4-5 gol. Cioè, pensi che sarà sempre quello lì? Allora, ti correggo, perché le 2 punte, io quando gioco con la Rivi, gioco con la Rivi che fa attaccante a tutti gli effetti, dove si mette in verticale rispetto all'altra punta. Io con 2 punte ho sempre giocato. Che poi giochino verticale o piatti cambia poco nel nostro atteggiamento, quindi il modulo non lo cambio, l'ho sempre detto, non lo cambio il modulo. Il modulo si cambia quando le cose non vanno bene. Io il modulo, l'ho detto il primo giorno, a costo di essere ripetitivo, poi magari uno può dire che non... Di sicuro non mi si potrà dire che non ce l'avete di chiare. Questo poco, ma non so se mi spiego, no? Si potrà dire tutto. 4-4, no? 4-4-2. Sì, sì, sì. No. Sempre, perché la Ribi è tutti gli effetti un attaccante. No. La Ribi poi, perché ha caratteristiche diverse dall'altro attaccante, è giusto che compia dei movimenti diversi, ma sempre attaccante è. Quindi abbiamo sempre giocato con i 2 attaccanti. Però con le 2 punte piante cambia poco, 4-4-2, no, il punto in verticale. Ti vorrei chiedere come hai visto la squadra. Ha fatto bene, ma ha fatto bene anche con i 2 punti in verticale, perché noi fino a poco tempo fa eravamo la squadra che aveva fatto più gol di tutti in Italia dopo Lazio e Juve. Adesso ho perso un po' i conti, però non è che la squadra con il punto in verticale non ha funzionato. A me sembra che la fase offensiva l'abbiamo sempre sviluppata bene. Non è il punto in piatto o il punto in verticale che ci ha fatto cambiare atteggiamento. Poi non sempre tutte le partite ci hanno fatto 4 gol, sarebbe troppo bello.
però di sicuro la fase offensiva l'abbiamo sempre fatta in maniera decente, buona, anzi ottima a volte. Io ti devo sempre fare la domanda sull'avversario. L'avversario? No, vabbè, normale, l'avversario intanto è una squadra tosta, squadra esperta, guidata da un allenatore anche lui molto esperto, molto, diciamo, no, Walter, non ha bisogno certo di presentazioni. E poi l'ambiente, notoriamente, l'ambiente caldo, l'ambiente che comunque trasmette quel tifo, che dà alla squadra una spinta in più. E quindi ci sono tutti gli ingredienti, appunto, perché la partita sia una partita molto difficile per noi da giocare, ecco, in un contesto. Si sa che al sud, parte Avellino, ha anche una tradizione come società, come squadra, come ambiente, dove sempre è poco ospitale nei confronti degli avversari, no? Nel senso che, però, ecco, la difficoltà ci deve aumentare un po' anche noi la determinazione, perché noi abbiamo bisogno comunque di fare un risultato positivo. Non ci deve spaventare la difficoltà, ma ci deve dare un'ulteriore carica. Ricordo, da Monti sta bene? Sì, da Monti è recuperato, ho detto tutti bene, li porto tutti. Solo Di Noia che è squalificato non viene. Hai qualche dubbio, ma non ce lo dici? No. Non hai dubbi, è già risolto. Sì. Gli ultimi due giorni servono per sciogliere durante la settimana. Si osserva un attimo il lavoro che fanno i ragazzi, la condizione c'era, poi dal venerdì, giovedì, venerdì si comincia a inquadrare la situazione, quindi ad oggi mi sento di averla inquadrata, almeno poi. Non... Secondo te, Scagnamiglio preferisce avere accanto... Deve essere contento se gioca Scagnamiglio. Non deve dimostrare se ha preferenze. Se per caso parte il titolare fedele. Ah, io non so, boh. Vediamo domani. Ci ho provato. Alternativa, una domanda alternativa, apposta così. È Marta del Bene. Su un'altra domanda? Posto. Vabbè, tanto non dice niente. Se mi dai formazione, te dico no. Che devo dire? No, ma la scelta, per esempio, del 4-4-2, quindi giocare con due punte più la Ribi, eccetera, anche in trasferta, può avere già... Io ho sempre giocato con due esterni offensivi, poi, perché quando ho giocato al Monte non è che sia un centrocampista, è un'ala, la Ribi gioca in verticale, l'altro, chiaro che di solito deve dare un po' di equilibrio, perché sia Vita che Kubic sono giocatori un po' più di corsa, di gamba, però i due attaccanti più un esterno offensivo... Da corsa, l'equilibrio non tanto, perché lui comunque è un giocatore offensivo, cioè la corsa ce l'ha, la dà, però l'equilibrio significa anche recuperare palla, cioè giocare un po' di... insomma, no? Lui è molto generoso, ha tanta gamba, però di solito le coppie, se è possibile, si mettono uno, pur mantenendo lo stesso allineamento, c'è sempre un lato dove uno più offensivo, l'altro più di centrocampista. Come i terzini, no? Di solito i terzini c'è sempre uno un po' di più di spinta e uno più di copertura, poi dopo... Allora aspetta, allora ti faccio una domanda, visto che Chirico è un molto spinta, sì. Quindi o lo fai giocare a sinistra oppure devi... No, perché non puoi giocare a destra. Allora devi mettere a sinistra uno... Lo vedremo quando sarà il momento. Viene più fatto a sinistra. No. Lo vedremo al momento. Poi ci sono momenti della partita in cui... Io mi auguro sempre di ridare più equilibrio, vuol dire che si sta vincendo. A volte bisogna squilibrarla in alto, perché vuol dire che bisogna ricorrere il risultato. La partita non è mai 90 minuti sempre sullo stesso, come si dice, sono i momenti della partita che bisogna un po' spaccarla oppure preservare il risultato, no? Speriamo sempre di preservarlo il risultato, però a volte non è sempre così, quindi... Per considerare uno scontro diretto? Sì, uno scontro diretto. Oggi è uno scontro diretto, un domani non si sa. Loro 28, loro 29, noi 27, oggi è uno scontro diretto. Tanto la matematica lo dice, non lo dico io. Poi uno può dire potevo fare questo, potevo fare quello, ma gli altri stanno a zero. Quindi oggi come oggi la matematica dice che è una partita a scontro diretto. Anche perché 26, 27 c'è la retrocessione, insomma, non è che si può scherzare tanto. Prima si arriva a 50 punti, meglio è. Dici che 50 è una... Penso che 50 i soldi sono bastati, non so se... Anche perché davanti, secondo me, quelle tre fanno un po'... Potrebbero fare il largo, potrebbero, adesso non ancora l'hanno preso, però... Beh, mi pare che dietro, però, stia in un momento sì. Infatti, no, quest'anno è vero, quest'anno è difficile il campionato, eh?
dietro le squadre sono forti, anche dietro non c'è differenza, bisogna farla commuovere sempre la classifica.